Bella a tutti su Gunner, io sono Supernova e sono in compagnia con... Dimitri. Esattamente, perché stiamo qua oggi? Perché vi stiamo presentando una nuova serie chiamata Unboxing con Supernova. Da quant'è che non faccio un unboxing? Boh, mi risulta dal terzo vlog, quindi un annetto e qualcosa molto abbondante. Cioè, roba che è uscita... Prima che io nascessi, insomma. Roba che è uscita il 17esimo, quanto sto? 15? 15esimo vlog, vabbè. Ok ragazzi, cosa parliamo di questi unboxing? Ragazzi, abbiamo preso praticamente un accordo con un negozio di software a Pomezia. Che si chiama Laser Games, di Sebastiano Mavise. Potete trovare il link al negozio e tutti gli articoli nella sezione dei commenti sotto al video. Esattamente. Ok ragazzi, allora adesso vorrete sapere cosa abbiamo preso. E in realtà io personalmente non so nulla di questo pacco. O meglio, so che ho fatto questo accordo, ma non so cosa c'è dentro il pacco. Quindi adesso Dimitri tirerà fuori il pacco. Sempre che non esploda, dovrebbe essere questo. E cominciamo con questo nuovo unboxing. Dimitri, se non l'ho già detto prima o non ve lo ricordate, forse perché io non me lo ricordo che non ve l'ho detto prima, effettuerà le breve recensioni su questo canale, poi successivamente effettuerà delle recensioni lunghe sul suo canale. Complete, sul mio canale Spec Ops of Terror. Chiamato Spec Ops of Terror. Link allora, in descrizione, ragazzi. Cominciamo a aprire il pacco. No. Ok, ho fatto il primo. Va bene ragazzi, aprirò correttamente un pacco come apre una persona normale. Ma questo cerco di tagliarlo. E lo sai. Apriremo il contenuto. Prenderò il primo articolo che capita a tiro. Aspetta. Oh, olè. Allora, è un tattico a quanto vedo. Figo. Essere o non essere? Essere tattico. Vai, Dimitri, tocca a te. Trattasi di un plate carrier della Condor Outdoor, marca americana già consolidata nel settore, che offre prodotti di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo è un carrier ideato per chi esige la massima mobilità e agilità con un minimo ingombro. È realizzato con un materiale in nylon 600 denari ed è ricoperto nella parte posteriore e anteriore da pulse molle per l'attacco di ulteriori tasche. All'interno possiamo trovare uno strato in mesh per agevolare la traspirazione e ai lati è regolabile tramite delle clip in Fastex. Figo. Però voglio provarlo. Sono più magro. Allora faccio una cosa, te lo recensisco quando ce l'hai addosso. Sì, ma io. Cioè, stringi un po' qua a sinistra. Ma, mi sa che qua lo devo allargare. Vabbè. No, perfetto così. Così? Deve stare così alto? Sì, sì. Così? Però sai che se sto a piedi... Ma va bene o no? A parte che ha deciso lui. Che tu cosa hai detto? Non volevi un plate carrier. Cosa ti è arrivato, Gio? Cosa ti è arrivato? Un plate carrier. Andiamo pure da qua. Da qua? Questa buona qua. No, a sinistra va bene. Benzina. Coglioni, che coglioni.
Allora, quindi trattasi di un plate carrier della Condor Outdoor, marca americana. Oddio. Non la conosco. Non dice che la conosco, pensa. Oh! Non vorrei che te si spacca prima che lo metti. Marca americana consolidata nel settore che offre una vasta scelta di prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Carrier ideato per chi esige la massima mobilità e agilità Non ho stretto del tutto qua. con un ingombro minimo. La faccio vedere la marca? Sì. Sei sicuro? Sì. Su questi qua poi. Ah, ok. Vabbè, con sicurezza nascondo il logo in caso. No, niente. E se tanto parlo della marca, poco. Lo so. Non è che sto perché. Così? Non di più non possiamo stringere. Ah sì? Davvero? Eh sì. Mazza. Posso provare a fare questo? Va bene? Pure di qua riesce a fare la stessa cosa? Oh, fantastico. Sembri un supernova. Questo è così fatto apposta? Quello ci metti tipo la sacca di idratazione. Ah, metti seduto? Vai quando te pare. Trattasi di un plate carrier della Condor Outdoor, marca americana ben consolidata nel settore, che offre prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo tattico, questo plate carrier, è stato realizzato per chi esige la massima mobilità e agilità con un minimo ingombro. Infatti, con la sua costruzione in 600 denari di nylon, offre un ingombro veramente minimo. Inoltre è ricoperto sia nella parte anteriore che in quella posteriore con dei pads molle per poter attaccare ulteriori tasche. All'interno troviamo un tessuto in mesh che agevola la traspirazione ed è possibile trovare due compartimenti per l'alloggiamento di piastre e sati per dimensioni ML. Infine troviamo nella parte posteriore un drag handle molto utile da utilizzare in caso di emergenza oppure per semplicemente trasportare più comodamente il tattico ed è collegato ai fianchi tramite due clip fastback. Le colorazioni disponibili sono tan, nera, olive drab e infine multitan. Mi piace. No, serio, mi piace questo tattico. Cioè, non mi sento come. Vedi che ti ho detto? Non mi sento il blocco qui che c'ha Perché normalmente gli questo altri tattici. c'ha le clip. Perché questo qua lo, sai che ci fanno gli americani? Vanno in palestra a fare CrossFit. Vabbè, davvero, questo mi piace veramente. Figo. Passiamo al prossimo. Ok. Questo credo che sia. Passa montagna, giusto? Try again. Caldacollo? Qui abbiamo una fascia tubolare della Salt Armor Company, che è una marca, una compagnia che in questo ultimo periodo sta sponsorizzando parecchio questo prodotto. Si tratta di una fascia tubolare dai multipli utilizzi, che è costituita in un tessuto traspirante, elastico e antibatterico. E sono disponibili più di 150 pattern. Figo. Vabbè, me lo abbasso perché sennò non riesco a parlare. Andiamo al prossimo. Ok, pallini 0,23. Vabbè, Ancora di Energy Equipment. No. non credo che ci devi fare una recensione su questo, no? Ok. Vabbè, mettiamo qua intanto. Questi li userò probabilmente domani. Andiamo al prossimo articolo. È uno zainetto. Ah, ecco qua. Spiegami di questo. Si tratta di un zainetto tattico modello One Day Modular Backpack della Viper Tactica, marca
britannica subentrata da poco nel settore, ma già che si dimostra leader in quanto utilizza materiali di ottima qualità. Le colorazioni disponibili sono una V-cam, tan, nero e olive drab. Questo zainetto è possibile utilizzarlo tramite un sistema di bretelle oppure... Oppure come? È possibile direttamente attaccarlo al tattico attraverso i pads molle, riducendo di molto l'ingombro. È composto da due compartimenti, uno più piccolo e uno più grande. In quello più grande, inoltre, vi è una tasca in mesh per alloggiare una sacca di idratazione. Nella parte frontale è disposto un ampio spazio velcrato in cui viene inclusa la patch. In base al colore dello zaino vi verrà fornito un colore della patch della Viper Tactical. Nella tasca frontale invece vi è una serie di pulse molle, vi è un D-lock e due V-lock per diminuire il volume dello zaino insieme a queste clip. Come funzionano questi? Questi. I V-lock? Sì. Questi V-lock si aprono così, è possibile metterci dei cavi per organizzare meglio il tattico, oppure far passare dietro un cavo per poter ridurre notevolmente il volume. Stessa cosa per il D-lock. È una tasca porta caricatori? Yes. Specifico, 3 porta caricatori. Vai, dici qualcosa di più. Si tratta di una semplice tasca, tripla tasca porta caricatore a estrazione rapida della Condor Outdoor in colorazione tan. Beh ragazzi, che vuol dire, almeno mi vedrete in un modo alternativo. Ringrazio Laser Games per l'oggetto in omaggio, che sarebbe questo qua, mi comunicano. Mi piace molto. E grazie. Adesso passiamo anche a voi fan. Aspetta, forse non mi hanno sentito, puoi ripetere quello che ho detto. Adesso ringrazio Laser Games e passiamo a voi fan, leggendo i vostri commenti e rispondendo. Rispondendo ai vostri commenti sui nostri video. Ad esempio... Ma sei di Roma? Ce lo scrive... Roberton77TV. Sì, siamo di Roma e normalmente giriamo per i campi, quindi se avete anche qualche campo da consigliarci, scrivetelo nei commenti e vedremo di esserci anche là. Hai modificato il fucile all'interno? Edoardo Guarino? Sì, ho modificato il mio SCAR perché aveva sgranato una volta, perché... l'ho impuntato nel fango, ma parlo di molti anni fa. Il problema dello SCAR, infatti, ho avuto delle successive precauzioni, quindi mi cerco di tenere sempre dei pezzi di ricambio. Cosa ho rotto? Ho rotto praticamente tutti gli ingranaggi nel gearbox, il motore, il perno e l'op up. Sì, praticamente era un fucile da buttare, ma adesso, come vedete anche nei video, l'ho riparato. Ogni tanto sì, mi sfarza qualcosina, perché è vecchio, cioè, ha tipo 7 anni quello SCAR. E adesso ci gioco ancora, ma nello stesso tempo, se mi si rompe, ho anche il fucile di riserva, quindi non vi preoccupate se rimango senza fucile. Perché si è rotto di nuovo. Esattamente. Mi piace il tuo canale ed è strano che tu abbia solamente 380 iscritti. Beh, adesso mi risulta che stiamo a quota 520, quindi se ieri era 380, oggi stiamo a 520, domani si punterà ai 1000, giusto? Sì. Perfetto. E va bene ragazzi, ringrazio ancora i nostri fan, cioè voi che state guardando il video, per averci supportato, e ringrazio anche di nuovo Laser Games di Pomezia per aver stretto questa collaborazione su questi articoli. Noi vi salutiamo per il prossimo video e vi comunico che ogni 3 mesi uscirà un unboxing con Supernova. Pertanto, tra altri 10 giorni vedrete un altro nuovo video. E tu hai qualcosa da dire? E io dico che sul mio canale verranno pubblicate delle recensioni complete, sia in italiano sia in inglese, degli articoli, per esempio come lo zaino e il tattico con la tasca portacaricatori. Quindi se volete seguirmi potete cliccare nel link in descrizione sul canale Spec Ops of Terror. Ricordate di lasciare anche un like alla pagina Facebook di Laser Games di Pomezia.
e anche sul suo canale YouTube, che entrambi i link, tutti i link sono in descrizione qua sotto il video. E guardateci, mi raccomando, eh. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, commentate se avete critiche o qualcosa da dire. Normalmente avete sempre qualcosa da dire, anche se è un bel video, anche se è un brutto video, anche se lui è brutto, anche se io sono bello. Detto ciò ragazzi, io Supernova vi saluta e no, mi dispiace. Vi saluta anche Dimitri che adesso tra un po' lo butto fuori dal balcone. Questa è la mia patch t'attacchi. T'attacchi tu? No, t'attacchi tu. Supernova t'attacchi. Supernova t'attacchi? Vabbè. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! Thank you.